Anche in fotografia abbiamo le figure geometriche, quindi oggi vi spiego che cos'è il triangolo dell'esposizione andando ad unire insieme tutti quegli elementi che abbiamo visto nei video precedenti, ovvero sia tempi di scatto, diaframma e ISO. Giunti ormai al quarto video di questa playlist, avrete sicuramente capito che in sostanza sono dei video fatti in maniera molto colloquiale, delle pillole, dove vado a dare gratuitamente delle informazioni per poter sfruttare tutta la propria attrezzatura fotografica quando si è dei neofiti e quando ci affacciamo sul mondo della fotografia avendo competenze ovo, cioè zero. E quindi anche in questo caso, in maniera molto semplice, mettiamo assieme questi tre elementi per capire come funziona il triangolo dell'esposizione e perché dobbiamo conoscerlo, ok? Il triangolo dell'esposizione è formato da tre vertici, ISO, tempi di scatto e diaframma. Questi tre vertici non si possono mai staccare e sono uniti fra loro da dei lati. Quindi in sostanza cosa succede? Partiamo con la nostra figura geometrica, un triangolo equilatero, cioè con esposizione corretta, avremo che cosa? Che questi tre elementi sono tarati in maniera tale che abbiamo un'esposizione corretta, cioè il nostro esposimetro è posizionato sulla posizione 0. Bene, nel caso in cui noi andassimo a variare uno di questi tre elementi, noi ci sposteremo sull'esposimetro a destra o a sinistra, avendo quindi delle fotografie sovraesposte o sottoesposte. Immaginiamoci quindi che ISO, tempi e diaframma si tengano un po' per mano. Nel momento in cui siamo esposti correttamente, questi tre elementi sono fermi tra loro in, diciamo, distanza praticamente identica e le fotografie che appunto andiamo a scattare sono esposte correttamente. Quindi verosimilmente stiamo facendo un ottimo lavoro. Nel momento in cui noi andiamo a cambiare la nostra scena oppure andiamo a cambiare uno dei nostri valori, ci troveremo di fronte a una situazione completamente diversa, perché il nostro esposimetro, andando a misurare la luce, ci dirà: ehi, caro amico fotografo, non sei più sullo zero, ma siamo per esempio sovraesposti. Quindi dobbiamo andare a regolare i nostri valori di scatto per riportare la lettura dell'esposimetro sullo zero. Questo lo possiamo fare in vari modi, per esempio possiamo andare a ritoccare i tempi di scatto, oppure possiamo andare a ritoccare i diaframmi, ma perché no, possiamo anche toccare gli ISO. Insomma, sono proprio questi tre i valori che dobbiamo tenere in considerazione per tornare al nostro zero posizionato appunto sull'esposimetro. Quindi, nel momento in cui io devo andare a regolare correttamente i miei valori di scatto, non avrò più i tre elementi che appunto si trovavano in misura equidistante fra loro, ma troverò per esempio i tempi di scatto che stanno spingendo troppo e quindi vanno a creare una distorsione in questo triangolo, che non sarà più equilatero per esempio, ma diventerà un triangolo con forme completamente diverse, e quindi dobbiamo andare a regolare i tempi di scatto per farlo tornare equilatero, tra virgolette. Quindi cosa succede? Possiamo regolare i tempi. Se noi siamo in una posizione di sovraesposizione, possiamo aumentare i tempi di scatto. Aumentando i tempi di scatto, cioè rendendoli più veloci, perché noi stiamo andando ad aumentare la frazione, ok? Stiamo aumentando la frazione, vuol dire che stiamo aumentando il denominatore e quindi stiamo scattando in misura più veloce. Bene, aumentando i tempi di scatto, quindi scattando più veloci, abbiamo che entrerà meno luce all'interno del nostro sensore, quindi piano piano ci riporteremo verso sinistra nella posizione 0. Ok? Se invece non possiamo toccare i tempi di scatto perché, ad esempio, voglio realizzare una lunga esposizione, io so che per realizzare una lunga esposizione mi servono 20 secondi perché la scena mi richiede 20 secondi, quindi non mi posso muovere. Se io ho quindi una situazione di sovraesposizione, i tempi di scatto non li posso toccare. Posso agire sugli altri due valori, cioè sugli ISO oppure sui diaframmi. Quindi proverò ad abbassare gli ISO, portandoli per esempio da 200 a 100 e mi sposterò verso sinistra, tornando allo 0. Oppure potrò variare il mio diaframma spostandomi da F2.8 a F per esempio 11, boom, e mi sposto torno allo 0. Quindi dipende un po' dal tipo di scena che ci troviamo di fronte. Lo vedremo poi anche nelle prove pratiche, perché appunto vi porterò qualche video dove sul campo andiamo a capire effettivamente come funziona il triangolo dell'esposizione. Per il momento vi basti sapere che il triangolo dell'esposizione funziona come un rapporto a tre, quindi se un elemento spinge e non è possibile modificarlo, gli altri due si dovranno adattare per ottenere l'esposizione corretta.
se due elementi non si possono muovere perché devono essere in quel modo, beh, dovrò adattare il terzo elemento. Se nessuno dei tre può essere adattato, entrano in gioco altri sistemi che non sto qui a dirvi e che magari vi dirò in qualche video più avanti. Quindi, per capire poi come lavora il triangolo dell'esposizione, necessariamente dovremo capire anche come lavora il nostro esposimetro, perché l'esposimetro, che è un altro elemento elettronico presente all'interno della nostra macchina fotografica, è quello che legge la luce presente sulla scena. Quindi, se l'esposimetro legge male la luce che è presente sulla scena, noi andremo ad utilizzare dei valori di scatto completamente sballati e quindi del triangolo dell'esposizione ce ne possiamo anche fregare. Quindi dobbiamo capire sì come muovere i valori sul triangolo dell'esposizione per far combaciare questi tre elementi. Quindi se uno non va bene si adattano gli altri due, se due non vanno bene se ne adatta uno, se non ne va bene uno magari se ne adatta uno soltanto dei due rimanenti. Insomma è tutto un gioco a tre, se si muove uno si devono muovere gli altri, se se ne muovono due se ne deve muovere un altro e così via. Ma questo non è sufficiente perché dobbiamo capire come l'esposimetro va a leggere la luce presente sulla scena. Ma questo, se siete appassionati di fotografia, lo scoprirete in un prossimo video. Non ve lo dico certo ora. A parte gli scherzi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, condividetelo e mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, è completamente gratuito. Usciranno altri nuovi video in questa playlist di fotografia, ma non solo, perché non tralasceremo, come sempre, Photoshop, Lightroom e tutti gli altri elementi affini alla fotografia. Ciao, ragazzi!